sono il lavoratore del Movimento 5 Stelle di Udine. Io sono Simone Vettori, iniziatore del Movimento 5 Stelle di Udine. Questa sera abbiamo fatto le rinnovo delle cariche della piattaforma del Meetup, la piattaforma su cui ci appoggiamo come movimento, e sono stato rieletto co-organizer con 9 sì e un astenuto. Michelangelo Giovannini è stato riconfermato co-organizer con 8 sì e 2 astenuti. Renato è stato di nuovo eletto con 8 sì e 2 astenuti a ruolo di assistente e tesoriere del gruppo. Simone è stato eletto assistente con 8 sì e 2 astenuti, specialmente lui ha la delega per quanto riguarda la redazione, pubblica a distanza di articoli. Massimiliano Buffon è stato eletto con 8 sì, 2 astenuti, mentre Gianmarco ha ricevuto 5 sì, 3 no, 2 astenuti, quindi non ha raggiunto il 50% più dei voti e non è stato riconfermato assistente. Quindi ricapitolando, co-organizer io e Michelangelo, assistente Renato, Simone e Max, mentre Giorgio era stato eletto organizer la scorsa settimana. In seguito a questo abbiamo parlato delle prossime elezioni che coinvolgeranno diversi paesi qui attorno, magari andando anche più verso l'Alto Friuli, e abbiamo visto che ci sono diversi paesi che potrebbero essere interessati magari a creare un movimento 5 Stelle, comunque a cercare di coinvolgere le persone dei paesi stessi. Fra questi ad esempio Puglia, Tercesimo, Manzano. In particolare Puglia sappiamo che c'è più di qualcuno che potrebbe essere interessato a promuovere un'attività produttiva relativa al Movimento 5 Stelle. E quindi siamo proposti di cercare eventuali persone interessate a partecipare agli incontri, e abbiamo proposto per la prossima riunione, per parlare di questo, la prossima riunione che si terrà per l'Alto Friuli, a Puglia, dove appunto parleremo delle possibilità per questi paesi che si affacciano alle prossime elezioni. Poi è stato votato di cambiare il nome della piattaforma del Meetup, attualmente ora è Amici Verde Grillo Udine, è stato votato con all'unanimità di cambiare il nome in Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle, appunto per uniformarci allo scopo politico del gruppo. E come ultima cosa abbiamo parlato anche di Paderno, quindi della centrale biomasse, al momento già noto, su cui comunque si continua a discutere, siamo sempre in collegamento con il comitato contro la centrale biomasse, e questo comitato ci ha chiesto di cercare di realizzare infine la conferenza con gli esperti di cui avevamo parlato da un po' di tempo. Quindi stiamo aspettando di raccogliere alcuni documenti ufficiali e poi proporremo una data parlando con questi esperti. E detto questo, abbiamo finito. Vi invito a seguirci sempre sulle nostre pagine Facebook, che anche loro cambieranno il nome da Amici da Pellegrini, diventeranno Movimento 5 Stelle, e la fanpage anche lei diventerà Movimento 5 Stelle. E anche di seguirci sul Meetup, dove ci sono tutte le discussioni, dove potete anche voi intervenire e dire il vostro punto di vista e darci anche dei suggerimenti, che sono una cosa molto apprezzata. E un'ultima cosa che sono dimenticato prima: chi fosse interessato appunto dei comuni che si facciano le elezioni nel 2012, si faccia avanti, perché cerchiamo persone che hanno voglia di mettersi in gioco. Ma magari mando un messaggio privato all'organizer, se magari non se la sente di scriverlo pubblicamente. Da questo, buonasera, alla prossima.